Secondo anno di festa che, se non sbaglio, è una sorta di Capodanno. Sì. Esatto, allora Russell, io spero di pronunciarlo giusto, poi il nome suo per me è ancora più impronunciabile. Senti, sei tra gli organizzatori di questo appuntamento, tutto sommato ben riuscito, dove peraltro spicca la musica internazionale, dei grandi successi conosciuti da tutti. Come è venuto in mente di organizzare qui questo momento di incontro, peraltro, e di festa? Allora, noi abbiamo un'associazione e integriamoci per integrare con un altro, tutti i paesani che vivono qua, anche italiani. Questo anno che noi abbiamo seconda volta organizzato il nostro Capodanno, festa di Capodanno. Abbiamo organizzato con un'altra associazione, AMI, e anche Integriamoci. Senti, però raccontaci, perché la gente vuole sapere che cosa avete combinato qua. La festa di Capodanno abbiamo organizzato per nostra cultura, per vedere tutto il mondo. Hanno organizzato il nostro tipo di mangiare dolce, qualcosa che di mangiare un tipo di diverso. Dimmi qualche piatto, perché io ho visto un po' di cose da mangiare particolari. Dimmi qualche nome e soprattutto come si prepara. Allora, il piatto come i puri, shingara, anche i dolce, e anche i paesh, e tante cose che hanno fatto diversamente. Senti, chi sta suonando adesso? Perché c'è un gruppo che sta suonando musiche strafamose. Adesso stanno suonando un gruppo italiani, e dopo di loro devono suonare il nostro paesani, quello che è una gruppo da Roma che è arrivato qua per suonare. Senti, qual è la differenza tra il Capodanno, tra virgolette, nostrano e il Capodanno vostro? Che differenza c'è? Lascia stare le date, parliamo proprio di modo di festeggiare. Allora, il Capodanno nostro non è come il Capodanno inglese e italiani, perché noi abbiamo un'altra cultura, tutto è diverso. Abbiamo fatto per vedere, per presentare la nostra cultura. Non siamo su un set cinematografico, ma siamo sempre alla festa del Capodanno bengalese con Laura e Tangina. Ho trovato due bengalesi che hanno nomi facili, di cui uno addirittura nome italiano. Allora, io le ho fermate perché hanno dei vestiti, lei sembra vestita da principessa. Allora, io voglio conoscere il significato di questi vestiti e come sono fatti, che significato hanno. Allora, praticamente questo è un vestito tradizionale che si chiama sari e l'ho messo con un top che si chiama blouse. Non hanno un significato particolare, però visto che era una festa del Capodanno, di solito si mettono i vestiti o di color rosso o bianco, e quindi io ho deciso di mettermi un sari di color rosso. Senti, io te l'ho chiesto prima, quante ore ci hai messo per truccarti? Allora sì, un po' di tempo, quasi 2 ore e mezza, perché il sari me l'ha messo mia mamma, però il trucco l'ho fatto assieme a mia sorella e ci abbiamo messo un po' di tempo. Senti, allora io non voglio fare gaffe come mi è successo anni fa per la danza del ventre, quindi non faccio ipotesi. Il tuo vestito invece come si chiama e qual è la caratteristica? Perché è molto diverso da quello di Laura. Allora, il mio vestito si chiama gown. E praticamente si mette nelle feste, e di solito nelle feste, nei compleanni. Non ha un significato perché al giorno d'oggi lo mettono tutti e niente. Boh. Senti, ma hanno un significato particolare gli orecchini, la collana, così? No, neanche quelli, questi sono comunque per bellezza e tutto qua. Io ho notato che hai un'addizione assai migliore della mia. Come riesci a parlare veramente con un'addizione perfetta e senza cadenza? Allora, comunque siamo del Bangladesh, però siamo nate qua in Italia e quindi sì. Di solito prendi la cadenza del posto. Però comunque sì, siamo andate a scuola e adesso ancora oggi stiamo studiando, forse grazie a questo comunque riusciamo a parlare bene. Senti, per curiosità, allora, di solito noi a casa si parla, a Trieste si parla in triestino, qua si parla in visiaco, in Friuli si parla in friulano,
A casa come parlate? Allora, a casa parliamo più il bengalese che l'italiano, però parliamo a volte anche in italiano, però come ho detto il bengalese è la mia madrelingua. E riesci comunque a parlare perfettamente tutte e due? Sì. Comunque grazie anche perché sono andata a scuola e quindi l'italiano l'ho imparato a scuola. Senti, tu invece, beh, anche te penso sei nata qua. Sì, sono nata qua. Senti, com'è sapere... Perché parlare veramente senza dizione, perché sai, a seconda delle zone dove vai in Italia, comunque è italiano diversificato, cioè non c'è un italiano puntuale per tutti. Quando tu vai in giro per l'Italia e quindi parli italiano, capiscono da dove vieni o no? Sì, qualche volta capiscono. Ero andata a Londra qualche mese fa e avevo un'amica italiana e stavo parlando in italiano e appunto ci stavano chiedendo se eravamo bengalesi perché si capiva, no, forse per il colore della pelle o qualcosa, non lo so. E perché ai bengalesi sono affascinati di Londra? Perché un sacco di gente che conosco che va tutti a Londra. No, io sono andata a Londra perché tanti miei parenti abitano lì e niente. Ma siete sorelle? Sì, siamo sorelle. Ah, ok. Senti, e la mamma? Perché la mamma ha il vestito più semplice, come mai? La mamma si è messa comunque un vestito più semplice per la sorellina perché doveva tenerla, per questo, altrimenti anche lei avrebbe un po' esagerato come noi. Non avete paura di inciampare? No. No, siamo abituate, quindi... Siete, facciamo un saluto finale, va, perché proprio chiudiamo con voi. Fate un saluto bilingue, di solito facciamo italiano-sloveno, stavolta facciamo italiano-bengalese. Ok, comunque saluto in arabo, sì, va bene? Sì. Ok, all'Hafez. All'Hafez. Arrivederci.